Ogni giorno sento parlare il presidente De Luca di una campagna eccellente in tutto, prima in tutto, esempio da imitare in tutta Italia. Poi ogni giorno, vivendo senza paraocchi il mio sannio, mi rendo conto che il racconto di De Luca è fuori dalla realtà. E questo l'avvio della denuncia lanciata dal commissario provinciale di Forza Italia, Domenico Mauro, sulla vicenda dell'interruzione della tratta ferroviaria dell'EAV che da diversi mesi sta causando ai pendolari enormi disagi. Penso alle difficoltà che ogni giorno centinaia di pendolari devono affrontare per spostarsi da Benevento a Napoli, un tragitto di qualche decina di chilometri che è diventato un percorso ad ostacoli, un vero e proprio calvario della pazienza dei cittadini. Non è più accettabile che ad oltre 4 mesi dal deragliamento del treno EAV tra Arpaia e Santa Maria a Vico, ancora non è possibile avere contezza sull'esito dei rilievi realizzati a ben 2 commissioni interne, né sulla data, almeno presunta, della riapertura delle stazioni di Benevento Cancello, Tufara, San Martino Valle Caudina, Cervinara, Rotondi, Arpaia e Santa Maria a Vico. Ai vertici dell'EAV ricordo che oltre ai gravissimi disagi dei cittadini stanno peraltro rendendosi responsabili una lunga e mortificante inattività di circa 100 lavoratori sballottati tra cassa integrazione ormai conclusa, ricorso a contratti e fondi di solidarietà e ferie forzate. Ringrazio a tal proposito la consigliera regionale Maria Grazia Di Scala che in giornata ha sollecitato la convocazione ad horas della Commissione Trasporti del Consiglio regionale. Un cordiale saluto a tutti da Fabio Marucci e Carlo Falzarano. Ringraziamo Rete 6 per la collaborazione. Fabio, vogliamo esporre il quadro meteorologico per la regione Campania a partire da quest'oggi? La Campania è interessata da un anticiclone azzorriano che comunque garantisce tempo stabile e soleggiato e con temperature gradevoli per le regioni tirreniche dove avranno una massima di 26-28 gradi. Mentre nell'interno regione si potranno avere picchi localizzati fino a 33-35 gradi. Un'altra cosa da segnalare, possibilità che nelle ore pomeridiane ci sia lo sviluppo di nuvolosità anche se innocua. Carlo, poi per quanto riguarda la giornata di domani, sabato. Allora, nella giornata di domani avremo ancora un contesto da anticiclone estivo che garantisce tempo stabile e soleggiato sulla nostra penisola, ma con una leggera diminuzione di pressione. Infatti avremo i primi fenomeni piuttosto isolati sui rilievi di confine. Per quanto riguarda la giornata di domenica avremo un calar della pressione, specie nelle ore mattutine. Quindi c'è anche la possibilità di fenomeni localizzati, soprattutto a ridosso dei rilievi, dove ci potranno anche essere dei temporali, ricordiamo però isolati temporali. Le temperature subiranno un leggero calo sulla campagna nord-orientale, con picchi fino a 25-28 gradi, continuerà a far caldo nelle aree pianeggianti con punte tra i 32 e i 34 gradi. Andrà meglio invece sulle coste grazie ad una leggera brezza determinata anche dalla ventilazione settentrionale. Ci potrà essere anche instabilità specie pomeridiana sul basso salernitano al confine con la Basilicata. Inoltre ricordiamo che le nostre sono previsioni probabilistiche sulla base degli indici temporaleschi. Per i bollettini vi invitiamo a guardare gli enti addetti governativi tra cui la Protezione Civile. Un saluto a tutti e arrivederci a venerdì prossimo. Arrivederci.